a tutti e bentornati su Kelly's Cake. Mi sono rimaste da fare la crostata degli albumi. Sono 70 grammi di albumi, quindi cosa ci andiamo a fare con questi albumi che non sappiamo mai cosa farci? Delle meringhe. Oggi faremo delle meringhe colorate, delle meringhe alla francese, utilizzando lo zucchero semolato, non lo zucchero a velo. Dopodiché andiamo anche a colorarle. Perfetto, quindi mettiamo il nostro albume dentro la planetaria con la frusta, mi raccomando, e appena vediamo che il composto resta spumoso, bello spumoso, allora iniziamo piano piano, gradualmente, a metterci lo zucchero. Come vedete, ha fatto la schiuma. Adesso in tre tempi andremo a mettere lo zucchero. Siamo a 3. Guardate, già sta su, bella. Come riconoscere che la nostra meringa è pronta? Quando noi alziamo questo beccuccio, lo infiliamo dentro, lo tiriamo su veloce, ecco, questo, la punta sta bella su, questo becco è bello bello compatto e sta su. La nostra meringa è pronta, adesso le andiamo a colorare e poi le mettiamo in forno. Dividiamo il nostro composto in tre parti. Prendiamo i nostri colori, io lo farò giallo, verde e rosa. Prendiamo tre stuzzicadenti. Immergiamo nel colore. E lo mettiamo la nostra schiuma. Uno. Io uso dei coloranti in gel, sarebbe meglio in polvere perché così non rilasciano liquido all'interno delle nostre meringhe. Io con questi mi trovo molto bene, li lascerò poi in bio dove li ho presi. Adesso, con tre cucchiaini diversi, ovviamente se non mischiamo i colori, andiamo a mescolare il colore alla meringa. Piano piano, senza smontare la nostra meringhetta. Adesso andiamo a metterle in sac à poche con i beccucci che preferite.
prendiamo un contenitore alto, un beccuccio che preferite voi, lo inseriamo dentro la sac à poche, gli facciamo un piccolo nodo, stringiamo, mettiamo dentro, giriamo la nostra sac à poche, poi prendiamo la marisa e infiliamo la nostra meringa dentro alla sac à poche. Se il colore non è omogeneo, non importa assolutamente, al massimo verrà un po' striata ed è anche carina da vedere. Ci sono varie tecniche, alcuni sporcano anche solo la sac à poche di colore. Alziamo i lembi, chiudiamo pollice e indice, intanto la facciamo scendere un pochetto. Qui è ancora tutto chiuso, adesso andiamo a tagliare questo pezzettino qui e facciamo scendere la meringa. Togliamo tagliamo, facciamo scendere il beccuccio, facciamo scendere la nostra meringa, sempre pollice e indice, con questo movimento andiamo a chiudere la sac à poche e il gioco è fatto. E adesso andiamo con le altre due. Eccoci qua, verde, rosa, giallo. Andiamo a mettere un tappetino microforato sulla teglia e facciamo le meringhe. Allora, eccoci qua, tappetino microforato e iniziamo a fare le nostre meringhe. Io vi consiglio di farle piccoline in modo che vengano cotte bene, anzi non cotte, asciugate bene dal forno per le 3 ore che rimarranno all'interno. Adesso in forno 90 gradi statico per 1 ora e mezza, dopodiché apriamo leggermente il forno con o una presina o con un cucchiaio di legno e lo lasciamo così ancora per 1 ora e mezza. Le nostre meringhe sono pronte, belle, spumose e croccanti. Buona meringa a tutti. Ciao ciao.